No. Franco Ordine, Franco, ben ritrovato, ciao. Eccomi qua. Ciao Franco, ciao. Ciao. Ciao Franco. Ormai ha un 48 ore circa, perché comunicato di ieri, ma ormai siamo un paio di giorni dall'allontanamento di Paolo Maldini. Faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa a un altro ospite. Cosa ti è rimasto di queste ultime 48 ore? Passata lo shock della notizia all'ultimo secondo. Ma allora, mi sono rimaste un po', diciamo, le impressioni che davo per scontate, e cioè il grande smarrimento del mondo Milan, tifosi, giocatori, eccetera, la gelida decisione del club che aveva maturato questa scelta non ieri, né l'altro ieri, né 4 giorni fa, ma secondo me molti mesi prima, e la curiosità, il rischio che si assume con questa scelta, e la curiosità di vedere che tipo di risposta ci sarà nelle prossime settimane, che saranno decisive per l'allestimento della prossima stagione. Visto che ce l'hanno fatta anche poco fa, te la giro anche a te Franco la domanda, ovvero mister Stefano Pioli, il perché secondo te è stato confermato e del perché gli è stato dato anche quel pizzico di potere in più, potere diciamo così, il fatto di essere più sentito anche sul mercato? Bah, allora, mi sembra che la decisione sia, anche questa sia stata presa tra l'altro a cavallo del periodo in cui il rapporto tra i due, Pioli-Maldini, era diventato un po' turbolento. Infatti ci sono le voci, che più di una voce, anzi qualche autorevole indiscrezione giornalistica come quella di Ivan Zazzaroni, che dice, sostiene che era stato interpellato Pirlo per sostituire Pioli. La proprietà ha fatto un ragionamento diverso, avendo sempre colto nella comunicazione, nell'atteggiamento, nella conduzione della squadra, tutte le caratteristiche che servono a un manager di una squadra guidata da un fondo americano: affidabilità, serietà, concretezza e misura nella comunicazione. L'altra domanda che ti faccio è invece riguardo al perché secondo te alla fine il rapporto è finito con Paolo Maldini. C'entra il mercato? C'entra i risultati sportivi? C'entra invece un modo di approcciarsi di Paolo che non piaceva in questo momento? Anzi, più che in questo momento, da un po' di tempo a questa parte la proprietà. C'entra anche il suo ruolo che rivendicava e che alla proprietà invece poteva essere un po' più rivisto, cioè con deleghe un po' più spalmate con altre persone in società? Allora, secondo me è abbastanza semplice rispondere a questa domanda, nel senso che Maldini era, tra virgolette, abituato a immaginare un Milan diverso da quello che era il format del calcio sostenibile instaurato prima da Elliott e proseguito da Red Bull. Quindi questa distanza, questo contrasto ideologico, perché di contrasto ideologico si parla, era inevitabile che arrivasse, producesse alla fine un divorzio, perché tra le altre cose, ingigantito questo dissenso, anche dal fatto che già l'anno scorso, dopo lo scudetto, Maldini fa quell'intervista molto, molto forte contro Gazzidis, sì, eccetera, e la ribadisce durante la semifinale con l'Inter di Champions. E quindi da questo punto di vista, cioè, continuano ad emergere queste due visioni completamente diverse. E quindi secondo me è molto naturale che se tra una proprietà e il suo dirigente di punta ci sono due visioni diverse, quello che viene sacrificato è la visione del dirigente di punta.
Un'altra domanda, Franco, che ti faccio è sempre riferita più o meno a questo discorso, ovvero quello di Maldini e di Massara, che tra l'altro ancora non è ufficiale, però io due parole su Ricky Massara le farei, cioè ha dimostrato grande competenza in questi anni. Ha dimostrato? Grande competenza. Sì. Secondo me lui unisce tutte e due le qualità, perché ha dimostrato grande competenza e grande serietà, e devo dire che ha dimostrato anche di essere una persona per bene, molto leale nei confronti di Maldini, col quale praticamente viveva amore uxorio. E diciamo anche molto aperto ai cambiamenti. Quindi, da questo punto di vista, io devo dire francamente che come dire, è una figura della quale il Milan aveva bisogno. Abbiamo toccato tutte le parti, quindi l'ultima domanda che ti faccio, mancano i calciatori. Come derubrichi i saluti di queste ultime ore? Ma come un passaggio inevitabile, dovuto, sentito, che si ripete puntualmente a ogni cambio della guardia e che naturalmente va, come dire, va anche valorizzato, perché altrimenti il passaggio di Maldini a Milan sarebbe stato obiettivamente come quello di un magazziniere, invece no, non lo è stato. È stato un passaggio come dire, che ha fatto un grande cambiamento, che ha ottenuto grandi risultati, che ha esercitato un grande carisma, quindi non poteva che essere così. Franco, grazie ancora. Buon pomeriggio, alla prossima. Saluti, saluti. Ciao, ciao Ciao, Franco, grazie. grazie a Franco Ordine.